Buonasera e benvenuti a tutti. Ho fatto partire la diretta, ma ho fatto partire anche l'aggiornamento dell'applicazione, quindi mi si è chiusa mentre parlavo, quindi io parlavo da solo. Ma ho intanto fatto la diretta su Instagram, quindi benvenuti a questa direttina del venerdì pomeriggio. Allora, riprendiamo. Perché prendiamo decisioni istintive, emotive in un ambito che è solamente ed esclusivamente matematico, che è l'ambito dei soldi? Quindi la mia gestione dei soldi non è una gestione a lungo periodo e quindi prendo decisioni emotive. Che cosa vuol dire? Non tutti. Ma capita spesso che le persone si promettano degli obiettivi e poi non li mantengono. Perché? Perché sono degli obiettivi messi un po' lì a caso, cioè non sono degli obiettivi che sono stati studiati, è stata fatta una pianificazione e soprattutto non si è data una motivazione a quell'obiettivo. È un obiettivo messo un po' così, che non è proprio un obiettivo, perché un vero obiettivo è quello che ha un coinvolgimento emotivo che ti spinge a fare tutto quello che è necessario in quella direzione per conseguirlo. Quindi se io prendo decisioni emotive, quindi magari mi sveglio un mattino, qualcuno mi lancia una promozione speciale che prevede un certo impegno economico, finanziario oppure anche lavorativo, quindi che va a influenzare la parte del denaro, io accetto perché in quel momento mi sembra una buona idea e perché in questo momento io non sto seguendo una direzione specifica, ok? Perché quando io seguo una direzione specifica vuol dire che ho uno scopo specifico. Se ho uno scopo specifico ho anche una strategia. E allora, se io ho un obiettivo che per me è importante ed è un obiettivo nel lungo periodo, capisci molto bene che non starò a cedere a opportunità momentanee a cui io arrivo così per caso, ma farò solo ed esclusivamente, resterò dentro quella finestra che mi sono prestabilito per raggiungere quell'obiettivo, quindi avrò delle azioni mirate da fare che possono essere risparmiare, investire in un certo ambito, qualsiasi cosa. Quindi se tu scegli a livello emotivo in un ambito assolutamente matematico e razionale come quello del denaro, avrai un risultato sicuramente, quello che ti farai molto 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 male. Quindi inizi a stabilire quali sono gli obiettivi e traguardi che tu vuoi raggiungere. Perché se tu non vai in una direzione specifica, un giorno andrai a destra, un giorno andrai a sinistra, un giorno andrai avanti, l'altro giorno andrai indietro. Morale della favola, oggi non ti puoi più permettere di andare a prove tentativi. Vuoi raggiungere un obiettivo che sia la sicurezza, che sia la prosperità, che sia lavorare meno, guadagnare di più, quello che ti pare, bene, inizia a fare un piano, inizia a stabilire le tempistiche, inizia a definire bene il tuo life design. Che cos'è il life design? È quella condizione che per te è ideale per quanto riguarda il denaro e il lavoro, ok? Quindi vai a definire quali sono le azioni e il tempo lavorato per ottenere il guadagno che tu vuoi, ok? Devi capire questo. Ci sono persone che magari non vogliono più lavorare o ottenere una rendita passiva, ci sono persone che magari hanno un obiettivo che è continuare a essere indaffarati, magari meno, e ottenere una certa remunerazione. Tu devi capire qual è la tua. Bene, una volta che l'hai capita, devi iniziare, e quando capisci qual è la tua vuol dire che sei disposto a pagare il prezzo per raggiungere quell'obiettivo, perché tutti vogliono avere più soldi, più potere d'acquisto, vogliono avere il reddito passivo, nel senso che un guadagno passivo senza fare nulla, ma in quanti sono disposti a raggiungere questa e a sacrificarsi, cioè a pagare il prezzo per raggiungere questo obiettivo? Perché questo quello che ha senso è pagare il prezzo per raggiungere quell'obiettivo. Vuoi crearti una situazione in cui acquisisci clienti in modo automatizzato? Bene, devi imparare delle competenze, devi investire del denaro, devi fare delle azioni che fino ad oggi evidentemente non hai fatto, magari hai fatto e sbagliato, dovrai sbagliare, perché non è che impari una strategia o delle competenze nuove, le metti in pratica e subito riesci a raggiungere l'obiettivo. Dovrai fare degli errori, imparare da essi e continuare, perseverare. Questo processo ti porterà con le competenze e le strategie giuste all'obiettivo che vuoi, ok? Però devi sbagliare. Chi è disposto a investire, a rischiare tempo, denaro ed energia in quella direzione?
chi sarà disposto sarà la persona che alla fine raggiungerà questo obiettivo. E quindi se tu prendi decisioni emotive è proprio perché non hai un obiettivo nel lungo periodo, non ti sei messo lì a tavolino a definire il tuo prezzo e quante ore vuoi lavorare se parliamo di soldi, ok? Magari è raggiungere una certa percentuale di denaro e poi cambiare stato o andare, non lo so, ognuno ha i suoi. Quindi definisci qual è il tuo. Ti posso garantire che ci sono obiettivi molto diversi tra le persone. Quando hai capito qual è l'obiettivo, devi intraprendere la direzione. Inizia a guardare, ci sono persone che hanno conseguito questo obiettivo, ci sono persone che sono più simili a me, quale modo di pensare hanno, quale strategia hanno avuto, in quale mercato si sono messi, quale modello di business hanno. Inizia a prendere spunto, a modellare, poi dopo inizia a fare dei corsi specifici. Adesso qui avrai un link. C'è già un link in cui avremo un corso a metà ottobre di 6 ore che parla proprio di questo. Andiamo a capire quali sono gli attori del mercato, andiamo a capire come ragionano, quindi quali sono gli schemi mentali che spingono i consumatori e che spingono gli imprenditori e i produttori, ovvero persone che vendono prodotti e servizi. Ma devono andare, devi andare a capire come fanno a produrli, a venderli, come fanno a muoversi. Quindi qual è la psicologia dietro alla quale si muove un acquisto con un prezzo piuttosto che un altro? Perché una persona dovrebbe acquistare da te e non da altri? Perché una persona dovrebbe acquistare da te più volte, aumentare la frequenza di acquisto? Perché poi dovrebbe acquistare da te magari senza far caso al prezzo? Perché dovrebbe acquistare da te a un prezzo più alto? Perché ricordati che tu non puoi avviare un'attività che ti permetta di guadagnare di più di quello che magari stai guadagnando adesso con la guerra del prezzo. Non è questa la strada giusta. Se ti hanno detto questa cosa, tranquillo, ti farai malissimo. Quindi devi fare tutto quello che è necessario affinché tu non faccia la guerra del prezzo. Quindi devi iniziare ad acquisire competenze specifiche in quella direzione. Capisci che qua di emotivo non c'è un bel niente, a parte il coinvolgimento del tuo obiettivo finale, che è quello di portarti in una condizione, alla fine in modo diretto o indiretto vogliamo tutti questo, di riuscire a crearci la condizione di poter fare ciò che vogliamo, quando vogliamo, con chi e per quanto tempo vogliamo. Giusto? Bene. Allora, se hai questo obiettivo, perché tutti noi vogliamo crearci questa libertà, devi innanzitutto renderla specifica. Qual è il tuo prezzo? Quante ore sei disposto a lavorare per raggiungere quell'obiettivo? Quindi qual è il tuo life design? Secondo, quali competenze hai? Quali competenze devi sviluppare? Quali strategie devi mettere in pratica? In quale settore? Inizia a fare un'analisi, una ricerca. Quindi clicca sul link, iscriviti al corso. Fino al 31 di questo mese c'è una promozione, prendila. Ci sono veramente dei bonus che solo per i primi 10 iscritti sono veramente molto validi. Uno puoi portare un amico, quindi potete venire in due, e l'altro è una consulenza, una sessione individuale gratuita successiva al corso. Quindi il corso è irrisorio, il costo è irrisorio, il corso di 6 ore ed è fatto molto bene. Specifico ti aprirà la mente, ti farà capire che è possibile, ma soprattutto come è possibile, perché quella è la parte un po' più complessa, però ci sono serie di corso, non posso spiegarti tutto qui. Quindi se stai prendendo decisioni emotive in un ambito che è letteralmente matematico e razionale, ti farai male. Smetti adesso prima che arrivi ad un punto in cui sarà veramente troppo tardi. Io per stasera ti saluto, ci vediamo nei prossimi video, ma il mio consiglio è quello di venire in aula, perché sennò continuerai ad avere i risultati che hai ottenuto fino ad oggi. E questo, secondo Albert Einstein, continuare a fare le stesse cose aspettandosi risultati diversi è pura follia. Bene, buona serata, ci vediamo al prossimo video o al corso in aula. Ciao!